Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Jack e questo è il mio canale. Oggi, cioè spero già facendomi una premessa, spero che mi possiate vedere perché purtroppo qui da me c'è un tempo veramente da schifo. Volevo rimandare questo video ma ho visto che comunque per tutta la settimana sarà un tempo così. Ho aspettato il momento della giornata con più luce, spero che almeno possiate distinguere i miei contorni. Perché volevo parlarvi di un libro che io avevo già letto, ma davvero io adoro e sono contento che mi è stato riregalato a Natale da questa mia amica. Sto parlando di Assassino sull'Orient Express, probabilmente, anzi, sicuramente uno dei libri di Agatha Christie più famosi insieme a 10 piccoli indiani, per un costo di 10 euro, uscito nel 1934 e in Italia è arrivato l'anno dopo nel 1935. Questa è un'edizione dell'Oscar Junior che non cambia nulla, l'unica differenza è il fatto che è scritto un po' più in grosso rispetto al normale, infatti questo ha 278 pagine, ma in realtà anzi ne ha molto meno, appena sopra le 200. È un libro davvero, secondo me, molto bello, molto acuto e ricco. Questo è il nono libro di 33. È un libro che comunque potete leggere a sé, perché comunque sì, sarebbe da leggere dal primo, che è Poirot a Stanley Court, e andare avanti fino ad arrivare a Sipario, l'ultima avventura di Poirot. A me piacerebbe davvero farlo, spero di farlo a breve, però comunque lo potete prendere e leggere come libro autoconclusivo, perché a parte giusto le prime pagine, per il resto del libro, della narrazione, andate comunque tranquilli che ci capite lo stesso. Vi dicevo appunto che ne sono stati tratti molti di libri dedicati a Poirot. Insieme a Miss Marple sono sicuramente i due investigatori più famosi ideati dalla Christie. Il personaggio comunque di Poirot sicuramente è stato ispirato da Sherlock Holmes e di Auguste Dupin di Edgar Allan Poe. Questo romanzo di che cosa parla? Parla delle vicende, come vi dicevo, di Hercule Poirot, che è un ex gendarme belga in pensione, che si trova a Istanbul e deve ritornare in fretta e furia a Londra perché gli è giunto un telegramma che deve ritornare immediatamente in città perché sono stati degli sviluppi a un caso a cui stava lavorando. E qui, grazie anche all'intervento di Monsieur Bouc, un amico di Poirot, belga pure lui, egli troverà un posto sul treno sull'Orient Express, siccome lui era direttore della compagnia dei vagoni letto. E ringraziando che c'era Monsieur Bouc perché sennò Poirot non avrebbe trovato un posto libero perché, nonostante fosse stata la stagione, mi sembra invernale, non c'era un posto disponibile sul vagone Istanbul-Calais. Da qui Poirot si troverà comunque a che fare, guarda caso, con un omicidio perché verrà ucciso questo personaggio, questo uomo americano in viaggio per affari di nome Ratchet. Una delle cose che mi è sempre piaciuto di questo libro è il fatto che comunque è ispirato a una storia vera. Io vi ho già detto che adoro le cose ispirate alle storie vere. E la crisi si è ispirata a un fatto di cronaca nera successo in America nel 1932, che ha colpito questo aviatore americano di nome Charles Lindbergh, che gli era stato rapito e ucciso il figlio di un anno e mezzo, Charles III. Perché vi ho detto questo fatto? Perché il signor Ratchet in realtà si verrà a scoprire dopo nella narrazione, in realtà è questo personaggio di origine italiana di nome Cassetti che aveva rapito a scopo di estorsione la piccola Daisy Armstrong e poi comunque questa bambina verrà uccisa. E con la morte della piccola Daisy ne seguiranno altre diverse morti delle persone comunque vicine alla bambina. E da quando verrà ritrovato il corpo coltellato 12 volte del signor Ratchet nel suo scompartimento, c'è questa bufera di neve che è imperversa e che ha rovinato, diciamo, i piani dell'assassino, perché comunque, ha bloccato il treno e quindi ha reso impossibile la fuga per l'assassino, e quindi tutti i piani sono stati sventati, e quindi per forza di cosa l'assassino si doveva trovare sul vagone Istanbul-Calais, perché i sospettati erano circoscritti per forza a quel vagone. Da qui avranno inizio una serie di interrogatori a tappeto a tutti i personaggi del libro, quindi ci saranno diverse contraddizioni, ci sarà molta reticenza, molti tentativi di depistaggio con diversi indizi, perché questo romanzo è davvero ricco di indizi sulla scena del crimine, tutti atti a depistare comunque l'investigatore
che poi alla fine della fiera non si è mai fatto fottere, e quindi qui, grazie comunque all'ingegno e il suo metodo deduttivo basato soprattutto su studiare la psicologia dei personaggi, Poirot riuscirà a arrivare a una conclusione del romanzo e svelare comunque il mistero. Anzi, arriverà a due possibili soluzioni, ma qui mi fermo perché sennò praticamente vi dico che è l'assassino. È un romanzo davvero molto molto scorrevole, molto molto lo potrei definire soft, appunto. Se vedete, questo è una copia dell'Oscar Junior, quindi lo posso consigliare anche ai bambini. Io su Goodreads gli ho dato 5 stelline su 5. Uno, è un libro che, nonostante io abbia già letto, tutte le volte che lo leggo mi appassiona, perché è un libro che se vi aspettate, per esempio, che ci siano tante descrizioni dei paesaggi, perché ci troviamo su un treno e quindi vi immaginate, no. Cioè, avete sbagliato libro. Però è compensato dal fatto che ci sono tante descrizioni di tutti i personaggi. Perché, oltre ad esserci una quantità spaventosa di indizi, qui abbiamo un sacco, ma un sacco di personaggi. Contando sia Poirot che signor Ratchet, ne avremo 17. Quindi sono davvero tanti. Io lo definirei addirittura un romanzo corale, perché comunque tutti i personaggi sono importanti allo stesso modo. A me piacciono i romanzi, definiamoli corali, come può essere Il Trono di Spade, quindi è un motivo per invogliarmi nella lettura e a concentrarmi su tutti i personaggi per cercare di capirli. Poi, a maggior ragione, in questo romanzo il narratore è esterno alla vicenda, quindi nonostante Poirot ami accennare alle sue deduzioni, comunque non le rivela mai. Quindi, secondo me, questa è una cosa molto intelligente, perché lascia molto spazio al lettore per farsi un'idea propria e arrivare da solo così alla soluzione del caso. E poi vedere comunque insieme a Poirot se è rivelata giusta o sbagliata. Io mi identifico in questo romanzo in Monsieur Book e nel Dottor Constantine. Il Dottor Constantine è un personaggio, un medico greco che aiuterà Poirot nell'indagine, ma è un personaggio comunque buono che ha un po' di pregiudizi sugli stranieri. Ma mi sento forse un po' di più Monsieur Book, perché lui arriva sempre a delle conclusioni un po' scontate e ovvie. Diciamo che io ci sono arrivato nonostante io ho visto prima il film, che poi vi parlerò anche di quello, ci sono arrivato quando ci è arrivato Poirot. Si comincia a delineare un quadro, comunque si comincia a svelare tutto il mistero a partire dal secondo interrogatorio, perché ci saranno due serie di interrogatori e nel secondo qui verranno svelati tutti gli altarini. Oltre la lettura del libro, che secondo me è molto fluente, molto arguta, vi consiglio di guardare anche un film, anzi più di un film, il film del 74 che vi avevo già consigliato nei film da guardare almeno una volta nella vita, ma anche il film del 2017, quello come regista Kenneth Branagh, che è lo stesso che interpreta Poirot. Che Kenneth Branagh io ho scoperto nella mia ignoranza, che poi è Gilderoy Lockhart di Harry Potter. Ma è un film davvero molto bello, sicuramente una versione moderna di un romanzo, diciamo, quasi classico, perché comunque il personaggio di Poirot è più alto, più magro, più giovane, e però mi ritrovavo molto nei suoi baffi, perché i baffi che ha, per esempio, in Kenneth Branagh in questo film sono davvero enormi, addirittura si protraggono lungo le guance, e qui io mi ci ritrovavo. Visivamente l'ho sempre visto come diciamo quello della serie TV, interpretato da David Suchet, quindi bello basso, tracagnotto, con pochi capelli, la testa a uovo, però quei baffetti lì, per quanto non siano davvero piccoli, tipo alla Hitler, però non li vedo così grossi come questi di Kenneth Branagh. Mi è piaciuto molto il film e ve lo consiglio perché, per quanto magari non sia da Oscar, però è davvero un bel film. Appunto, è diverso da quello del 74 e secondo me è una reinterpretazione davvero notevole, perché nonostante vai a vedere magari una storia che sai già, se non sai niente della storia, meglio ancora, però se la sai già comunque ti dà qualcosa di nuovo, perché è un film che secondo me punta molto sull'effetto suspense, ti tiene molto col fiato sospeso, ci sono delle scene davvero di effetto, oltre agli effetti speciali e secondo me una colonna sonora davvero fantastica.
e un cast stellare come quello del 74. In questo film del 2017 c'è Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penelope Cruz, Judi Dench, William Dafoe, cioè un cast davvero stellare. Quindi secondo me è da guardare anche per questo. Secondo me farà riflettere sul senso di giustizia, perché Kenneth Branagh, Poirot, comunque è molto una persona inquadrata che vede il mondo o bianco o nero, o giusto o sbagliato, non vede le vie di mezzo e che ci sono magari tutte delle sfumature di grigio in mezzo. E questo caso, questo che succede sull'Orient Express, darà modo comunque a Poirot di vedere quanto può essere nebulosa e perversa la natura umana e che ci sono delle eccezioni e non è sempre solo o giusto o sbagliato o... E non vi dico altro. Questo libro la Christie l'ha scritto, come vi dicevo, in pochi giorni a Istanbul, perché in teoria si dovrebbe dire Istanbul, così ho sempre capito io, in questa stanza di hotel, l'hotel Pera o Pira Palace, la 411, che adesso è adibita a un piccolo museo. Ed è molto bello perché questo hotel serviva comunque a ospitare i passeggeri dell'Orient Express, questo treno lussuosissimo che adesso questa linea ferroviaria è stata cancellata ufficialmente nel 2009, ma già dal 77 comunque. Diciamo che ha reso obsoleto l'Orient Express, in quanto era un treno sicuramente lussuosissimo, ma da mezzi comunque più veloci, perché per esempio se partivi dalla vecchia Costantinopoli, Istanbul, e volevi arrivare fino a Calais ci volevano 3 giorni. E quindi potete immaginare che con l'invenzione degli aerei, dei mezzi di trasporto più veloci, la linea è andata via via, ha perso comunque anche tutto il suo fascino perché era un treno che trasportava la ricca borghesia, gli uomini d'affari, i regnanti dei paesi e uomini diplomatici o politici. È un libro quindi secondo me che consiglierei davvero a tutti. Io gli ho dato 5 stelline su Goodreads e è un libro che ti trasporta molto scoraggiato. Perché vi accompagna proprio verso la soluzione del caso con il fiato sospeso e arrivate a una conclusione che è davvero secondo me sbalorditiva e insolita. Quindi io in aggiunta al libro vi voglio consigliare di guardare il film del 74 che reputo davvero fantastico e per esempio nei panni di Greta Olsson l'attrice Ingrid Bergman gli è valso addirittura l'Oscar. Come vi dicevo questo romanzo ha davvero un sacco di personaggi, oltre Poirot abbiamo Monsieur Book, abbiamo il dottor Constantine, abbiamo Ratchet, a Cassetti, abbiamo il suo segretario Hector McQueen, poi il suo cameriere Masterman, la signora Hubbard, Mary Dobenham, il conte e la contessa Andrei, la principessa Dragomirov con la sua cameriera Hildegard Schmidt, Antonio Foscarelli, un rappresentante di automobili, poi abbiamo il signor Hartmann e la signorina Greta Olson, per dire, che nel film quello nuovo, interpretato da Penelope Cruz, gli è stato dato il nome di Pilare Stradavos, che era un nome di un altro romanzo che non c'entra niente con l'Assassinio sull'Orient Express. Però, comunque, va bene, vi darò una curiosità se non la sapevate. Durante il periodo fascista, questo romanzo, il nome per esempio di Cassetti, era stato sostituito con il cognome O'Hara, che ricorda molto Via col Vento, e quindi vabbè, però era una curiosità che neanch'io sapevo e ho scoperto da poco. Quindi è un romanzo sicuramente che consiglio a tutti, per quanto è davvero fa anche riflettere sul senso di giustizia, su cosa è giusto e sbagliato. È un romanzo ricco di dialoghi. Vorrei sapere appunto per questo la vostra, se ci siete arrivati alla soluzione del caso, se ci arrivate quando ci arriva Poirot, se ci arrivate prima, se avevate già capito tutto già dall'inizio. E ditemi se avete letto altro di Poirot, perché io lo ritengo sicuramente addirittura meglio di Sherlock Holmes, per quanto Sherlock Holmes sia davvero fantastico, però lo reputo molto più divertente. Per questo mi è piaciuta molto l'interpretazione di Albert Finlay nel primo film del 74, perché è molto a parte divertente, cioè non posso dire altro, fa ridere in quel film lì. E mi è piaciuta meno quella di David Suchet nella serie TV perché è un po' da bastone nel culo, cioè veramente rende antipatico il personaggio di Poirot. Secondo me, ditemi la vostra, ditemi se avete visto anche i film, a me sono piaciuti, poi
già tutti questi nomi di questi attori che sono stati nel cast rendono questi film davvero, secondo me, da guardare. Quindi se volete leggere un libro distensivo, rilassante, nonostante si parli di omicidio, questo è un libro che fa per voi. Io vorrei cominciare a leggere dal primo, quindi mi cercherò di recuperare Poirot e Stanley Scurto e andare avanti, perché la prima parte di questo libro sono poche pagine. Mi manca qualche tassello e voglio completare il puzzle. E comunque il personaggio di Poirot mi piace un sacco. Spero di non aver fatto troppi spoiler, perché comunque è un libro che è da leggere se vi piacciono i gialli. E anche se avete già visto i film e sapete già come va a finire, secondo me è un libro che rende molto di più sulla carta, nel senso che ci sono davvero tante descrizioni e i dialoghi secondo me sono molto fluenti. Io con questo spero di avervi incuriosito, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettermi un mi piace, vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto, vi invito anche a condividere il video se proprio vi ho fatto piangere o non lo so, e con questo io posso solo rimandarvi a un altro video e noi ci vediamo alla prossima.